Gli italiani sono abituati ad affrontare le emergenze, quelle climatiche. Abbiamo avuto alluvioni, abbiamo avuto il terremoto e ne siamo sempre usciti fieramente vincenti rispetto alle difficoltà. Noi, il nostro è un popolo di persone che sa lavorare, sa far fatica e ha degli obiettivi. Gli agricoltori in particolare. Gli agricoltori sanno uscire dalle situazioni difficili meglio di altri. Noi continuiamo a produrre ogni giorno per gli italiani, per il mercato internazionale, prodotti di alta qualità, come abbiamo sempre fatto. Non ci facciamo spaventare, abbiamo adottato tutti i presidi sanitari, le attenzioni per evitare il contagio e produciamo. Andiamo nei campi, andiamo ai mercati, riforniamo i magazzini e quindi col popolo giapponese, con i cittadini giapponesi, con gli operatori giapponesi vogliamo continuare a intrattenere le stesse relazioni che abbiamo intrattenuto fino ad oggi e anche di più. Vogliamo rafforzare anche alla luce del trattato di libero scambio la nostra relazione commerciale e anche la nostra amicizia tra popoli. Vogliamo scambiarci le culture, portare la nostra cultura agroalimentare in Giappone, le nostre abitudini, la nostra capacità di accogliere con i nostri agriturismi, col turismo rurale. Vogliamo essere amici e vicini ai giapponesi e avere la possibilità di continuare a mantenere alti gli scambi commerciali, gli scambi culturali e l'amicizia.